Giuseppe Gambi è il nuovo presidente del credito cooperativo Ravennate, Forlivese e Imolese. Inizia il proprio mandato dopo l'approvazione del bilancio di esercizio del 2021, un utile di 24 milioni di euro. I fondi propri ammontano oggi a 420 milioni di euro. Il prodotto bancario lordo fa segnare 9 miliardi e mezzo di euro, di cui oltre 3 miliardi e 200 mila euro rappresentati da impieghi alla clientela. Anche quest'anno la banca ha chiuso con un ottimo risultato, abbiamo parlato di 24 milioni di euro. Ma per noi chiudere con degli utili è una necessità per rinforzare il patrimonio della banca. Attraverso un solido patrimonio siamo in grado di aumentare sempre più il nostro raggio di azione sul territorio, che vuol dire essere in grado di dare sempre più assistenza al territorio. Come si guarda al futuro in un periodo anche così difficile? Ma il futuro sicuramente è molto impegnativo per tutti quanti noi, stiamo vivendo un momento unico nella storia di tutti quanti. Siamo partiti da una pandemia che ci ha creato non solo dei problemi economici, ma sicuramente anche dei problemi di stabilità, perché molte persone oggi guardano al futuro con paura, non più con quella voglia di fare, con quella grinta che ci ha portato fino ad oggi. E quindi la nostra banca di credito cooperativo avrà un onere ancora più importante di quello che già aveva prima, quello cioè di stare sempre più vicino alle famiglie, stare sempre più vicino alle piccole e medie imprese per supportarle. Innanzitutto per ascoltarle, perché forse oggi c'è anche bisogno di ascoltare i problemi degli aziende, i problemi delle famiglie, poi di essere in grado di dare delle risposte molto pratiche. Noi abbiamo aderito al gruppo ICREA, che ci sta aiutando nel preparare anche dei prodotti finanziari per stare famiglie, per stare vicino alle piccole realtà, e quindi sicuramente saremo in grado di dare delle risposte pronte a quella che è una crisi che si sta pian piano facendo sentire molto forte.